immagino che voi conosciate tutti quel gioco che consiste, si chiama Take the Odd Man Out, in cui ci sono, che so io, quattro bipedi e poi c'è un serpente. Qual è quello che non fa parte del gruppo? Chiaramente il serpente non fa parte del gruppo. Io mi sento un po' così. Ci sono un gruppo di persone che ha parlato e che hanno qualcosa in comune, e poi ci sono io che in comune non c'ho niente con tutto questo. So il fatto forse di essere, senza mio merito cattolico, senza mio particolare merito, forse l'unico merito di non aver smesso di esserlo in una società in cui invece questo è frequentissimo. E rispetto a questa riunione mi sento un po' anche, come non so se avete visto Il nome della rosa. Che cosa succede nel nome della rosa? C'è un convento in cui c'è una riunione in cui si discute sulla legittimità della proprietà e si discute, c'è un grosso convegno, un grosso teologi, si discute sulla base del fatto, si analizza se Cristo fosse o no il proprietario degli stracci che aveva addosso. Poi cominciano degli omicidi in questo convento, e allora arriva un altro monaco che viene da un convento completamente diverso e che si chiama Baskerville. Ora, Baskerville è un personaggio di Conan Doyle, un romanzo di Sherlock Holmes, che comincia a fare un'indagine. E lì ci sono Umberto Eco, che era una persona tristissima, consapevole di non avere nessun valore, di nessuna capacità letteraria, però era un grande erudito, che contrappone un modo di ricerca della verità attraverso la rivelazione con un modo di ricerca della verità attraverso l'indagine. Non so se... Siccome poi appunto era un pessimista, alla fine ci mettiamo una terza cosa, che la verità c'è, è in una biblioteca, in un convento, che però va a fuoco e non si può più. Anche questo è copiato, perché è copiato da Borges, come gli omicidi nel convento sono copiati da Agatha Christie, no, dove ci sono questo tipo di strutture. Io mi sento un pochino come Baskerville, quello che arriva e mette i piedi nel piatto, che insomma introduce un modo di ragionare più pedestre, più terra terra. E devo dire che io sono qua, se ho capito bene, perché l'altra sera, parlando forse mezz'ora, forse 20 minuti, con la persona che mi ha invitato, ho detto qualche cosa che era fuori registro e che riteneva opportuno che io ripetessi, accennassi almeno. E allora, che è una cosa neanche analitico, descrittivo, dire analitico è troppo, il piccolo quadro che sto per farvi è quello che io vedo da professore di relazioni economiche internazionali, che ha insegnato in America, in Corea, in Cina, in Francia, molti anni, vede un po'. Cominciamo, non è l'ordine giusto, ma cominciamo dalla Francia e dall'Europa in generale. Verso il 1650 si diffonde nell'Occidente l'idea che si è trovato un metodo per capire i meccanismi della natura. Siamo attorno al 1650, per capire i meccanismi della natura. E quindi c'è il modo di capirla, di trasformarla e di dominarla. Un secolo dopo, verso il 1750, un gruppo di filosofi si pone un obiettivo assai più ambizioso. È possibile capire i meccanismi di funzionamento della società e quindi, sempre con un metodo deduttivo razionale, trasformarla e dominarla? Si può creare una società fondata sulla ragione?
e non su una spiegazione fondamentalmente ultraterrena in cui la società cercava un bene, gli uomini cercavano un bene che era ultraterreno. Rozzamente la prima cosa che si fece fu di sbaraccare il Dio trascendente dagli altari e metterci la ragione, ma era troppo semplice naturalmente. Però nel tentativo continuato e addirittura nella seconda metà del secolo si crede che si possa, c'è un autore che dice che si può fondare la società non solo sul metodo razionale ma con un metodo scientifico. Marx inventa il socialismo scientifico. Questo tentativo, il primo tentativo, quello di creare una società fondata sulla ragione, eccetera, crolla col crollo della Rivoluzione Francese. Ma la Rivoluzione Francese crolla perché tutti gli altri paesi d'Europa si sono coalizzati e l'hanno sconfitta. Più grave è il crollo che avverrà dopo, il crollo del comunismo. Perché il comunismo crolla sulla base perché il sistema non è in grado di funzionare. Crolla per ragioni interne, non per ragioni, per ragioni di disfunzionalità interna. E noi viviamo in un periodo in cui è l'idea che la società si possa fondare sui rapporti umani, sulla ragione, è in assoluto declino. Ci sono idee che i rapporti umani si fondino fondamentalmente sulla forza. Questa è la teoria che non detta non che oggi è nella mente di tutti. Poi come si esprime questa forza è abbastanza complesso, la forza economica, la forza militare, che cosa è? E allora uno si può domandare, dopo questo quarto di millennio in cui si è cercato di togliere il Dio trascendente dagli altari, in cui i fini dell'umanità, perché attenzione, in questo quarto di secolo si parlava dei fini dell'umanità, si credeva che l'affermazione della ragione fosse il fine, che l'affermazione del socialismo fossero, si era creato un determinismo storico, no? E quando si dice alla fine della, è finita, c'è un americano scemo, mezzo giapponese che dice è finita la storia, no, non è finita la storia, è finita la filosofia della storia, l'idea che ci sia possibile creare immaginare un determinismo per cui le cose dovranno accadere, perché la storia porta lì. Ma c'è un revival, c'è un ritorno al vecchio modo, al modo precedente di concepire i fini dell'uomo, c'è o non c'è? Perché dopo la Rivoluzione Francese ci fu un certo revival del pensiero cattolico, ma fu soprattutto in termini di istituzioni. La cosa principale fu la creazione della Compagnia di Gesù, che era stata sciolta. Voi mi perdonate queste sciabolate in un campo che non è il mio. Oggi c'è anche, è parecchio di meno il ritorno alla ricerca di valori simili a quelli che per oltre un millennio, diciamo così, avevano regolato le aspirazioni degli uomini, i fini della società, eccetera. C'è molto di meno. Eppure se uno si guarda attorno, mai come oggi sarebbe bisogno, appare evidente, mai come oggi sarebbe bisogno di un'ispirazione cristiana perché la società umana possa vivere in maniera civile. Mai come oggi appare evidente. Non bisogna essere dei fanatici cattolici, basta essere persone di minimo buonsenso per rendersene conto. Perché questo non accade? Ora, il fenomeno che abbiamo detto, che ho detto, questo di questo quarto di millennio che va dai filosofi delle Lumière fino al crollo del comunismo, no? A parte il fatto che non è detto, c'è qualcuno che dice guardate che il crollo del comunismo sovietico è il crollo di un tentativo di realizzare il comunismo, non è detto che sia il crollo, del comunismo, ci possono essere tentativi più astuti, meglio portati avanti, ma questa è veramente una piccola minoranza che ha poche carte da spendere per sostenere il proprio ragionamento. C'è un certo revival,
Ecco, quindi questo gioco che abbiamo fatto si applica principalmente all'Europa, nel cui ambito sia l'illuminismo sia il socialismo. C'è in Europa cosa succede? Che c'è un secolo, tutto l'Ottocento, dal 1789, in cui l'Europa cerca sulla base della ragione di organizzare la libertà, poi nel XX secolo, a partire verso la metà del secolo presente, vuole organizzare l'eguaglianza. No? Sembra quasi che lo schema della rivoluzione francese sia lì pronto per dire viene il secolo della fraternità? Ebbene no, perché la triade di libertà, egalità e fraternità in realtà è diventata, la fraternità è un'altra cosa. La fraternità non è la fraternità quella che può predicare Papa Francesco o anche i papi precedenti. No, la fraternità è la fraternità massonica. L'altro giorno, quando si discuteva Savona deve fare o parte o non deve fare parte del governo, c'è stata una catena televisiva che senza dir nulla faceva vedere il discorso di Hollande alla sede del Grande Oriente di Francia, dove lui diceva: quando si parla della Repubblica prima o poi si finisce alla loggia massonica. Questo diceva cosa. Intelligenti pauca, là si doveva capire che Savona e il pegno di un patto tra Salvini è una piccola parte della massoneria romana, forse la più scalcagnata. Vabbè. Ci sono dei segnali, ma la verità è che la Repubblica, la fraternità viene interpretata, la potenza che avrebbe l'ideale la fraternità per completare la triade è stata svilita e sminuzzata, trasformata nel suo contrario, fondamentalmente. Ora, veniamo all'America invece. L'America è importante perché la capacità di trasmettere un proprio messaggio e di farsi imitare dal mondo intero, il cosiddetto soft power, è enorme, è infinitamente superiore a quello della Francia o dell'intera Europa che l'illuminismo. L'illuminismo va fondamentalmente dall'Atlantico agli Urali, come avrebbe detto, ma il resto del mondo c'entra poco, un pochino potremmo facciare, c'entra da un'altra parte, ma comunque in America no. In America il messaggio che viene oggi mandato al mondo è quello di una strana cultura che oggi si chiama, prendendo la parte per il tutto, la gender culture. Questa cosa che è l'ultima variante, gender culture. In realtà, dall'America viene trasmessa al mondo una concezione nata attorno agli anni 60, dalla rivolta delle classi giovanili, vi ricordate, contro la guerra del Vietnam, eccetera, ma anche quella si chiamò la rivoluzione sessuale, si chiamò quella cosa lì. Perché? Perché le classi giovani cresciuti nella ristrettezza mentale e ossessiva delle sette protestanti, in 44 stati su 48, perché non erano ancora 50, a un certo punto la sodomia era un reato punibile col carcere, in qualche caso con la pena di morte. Del resto, gli esponenti di quella classe, d'età, dissero che loro protestavano contro la ristrettezza della mentalità dei loro padri, prendendo droghe, ubriacandosi, attraverso le devianze sessuali. Erano modi, e anche, se ci fate attenzione, con una rivolta contro l'igiene personale. In quegli anni hanno segnato, ancora oggi, se voi vedete i turisti americani, si siedono col sedere per terra in mezzo alla strada,
sono gli unici che lo fanno. Se abitate a Trastevere ne vedete a gruppi, vabbè, seduti per terra. C'è una rivolta contro il conformismo precedente che trasforma tutto ciò che era proibito in obbligatorio, perché naturalmente in America c'è il pensiero unico, la dimensione della libertà non esiste. Questo pensiero di massa, un po' di fatto messo in moto da televisione, grosso modo, su questo ci sono dei libri interessanti, insomma, comunque creano una situazione di rivendicazioni di diritti delle minoranze che partono dalla rivendicazione dei diritti dei neri, per poi passare ai diritti delle donne, per poi passare ai diritti degli omosessuali, per poi passare ai diritti dei transessuali e ultima, che, di cui posso fornire l'indicazione del numero del New York Times che l'ha pubblicata, dei diritti dei pedofili. Qui andiamo in un altro campo però, perché uno è padrone di farsi tagliare il proprio corpo per cercare di sembrare donna o viceversa. Altra cosa è di accoppare un altro perché questo della pedofilia adesso sarebbe non una devianza sessuale ma una turba psicologica, va bene? Quindi andrebbe curata, non punita. Ora, questa è la gender culture, l'ultima versione del messaggio che l'America manda al mondo. Ci sono i cristiani, ci sono i cattolici in America, dove domina questa... L'altra grande contributo ideologico dell'America al mondo contemporaneo è la cosiddetta filosofia neoconservatrice, fondata sull'idea che il bastone dell'America è il più grosso del mondo e che questo dà all'America il diritto di comandare su tutti. Questa è la filosofia neoconservatrice, questa, attraverso l'espressione ultima, è stata quella di quando Trump ha detto a Kim: è il mio bottone atomico, è più grosso del tuo. Questo, ed adesso si chiamava The Big Stick all'epoca di Theodore Roosevelt, la grossa mazza. Questi sono i contributi, diciamo così, esistono i cattolici in America? Questa è una domanda a cui è difficile rispondere. E perché? E qui dobbiamo fare un piccolo riferimento a quello che diciamo prima sull'Europa. Se uno guarda la politica americana negli anni, in questo secolo, non trova un partito liberale fondato sull'idea che la società possa essere organizzata sulla base della ragione e della libertà, né trova un partito socialista che pensa che la società possa essere fondata sull'uguaglianza. No, questi partiti non ci sono in America. Se uno a guardare per chi votano gli americani votano i negri per i negri, gli ebrei per gli ebrei, i greci per i greci. Avete visto il famoso film, qual era il problema del grosso grasso matrimonio greco? Che lui non era greco ortodosso. In realtà il fallimento del melting pot americano, del crogiolo che avrebbe dovuto, ha prodotto in America dei gruppi che hanno una identificazione a seconda l'origine nazionale religiosa. Infatti, quali sono i gruppi più potenti? Pensate ai greci. I greci sono poco più di un decimo degli italiani. Hanno avuto un vicepresidente, Spiro Agnew, e un candidato alla presidenza, Dukakis, cosa che gli italiani non hanno mai avuto. Perché? Perché i greci sono una diaspora, perché hanno una chiesa nazionale. Non so se rendo l'idea, come gli ebrei, non è una chiesa, insomma, hanno un fattore religioso che li unisce, come gli armeni, gli italiani, no, perché nei tedeschi, perché essendo cattolici, quella parte tedesca almeno che sono cattolici, la loro religione è universale, non è un fattore di identità che li spinge a restare nel loro piccolo gruppo greco ortodosso, armeno, ebreo. E quindi la lotta politica in America non si svolge sulla base dello scontro di ideologie, ma sulla diffusione di luoghi comuni e di idee pseudoculturali che tendono a mettere in difficoltà altri gruppi rivali. Per esempio,
La propaganda contro la famiglia, se avete visto i film americani in cui anche il gangster italiano c'è sempre la tua mamma, ogni tanto telefona la tua mamma, no? Il gangster italiano. La lotta contro la famiglia mette in difficoltà dei gruppi specifici, in particolare gli italiani e i cinesi, per esempio, che, per cui il legame familiare è molto importante. Cioè, quindi, di fatto, l'America diffonde da un lato un liberalismo che dissolve tutto, tranne i legami, questi legami etnico-religiosi di queste diaspore che popolano l'America, e dall'altro il mito della Big Stick. Cos'è? Esistono i cattolici in questo quadro? No, non ci sono più cattolici in America in questo quadro, perché appunto allora è una religione universale, non riesce a formare un gruppo minoritario, quasi settario come nell'origine dell'America. E esistono i cattolici in Francia? Io ho vissuto molti anni, sono 18 anni in Francia. Ci sono i cattolici in Francia? Sì. Esiste una minoranza perseguitata che sono i cattolici, perché non bisogna nascondersi certe cose, e che anche naturalmente sono molto ripiegati su se stessi e quindi molto conservatori. Ma quando c'è stata la candidatura Fillon, per esempio, che era, ha giocato contro Fillon in maniera essenziale il fatto che fosse che fosse cattolico. Il problema, se oggi noi uscissimo dall'Italia, uscissimo dicendo il sovranismo becero si combatte attraverso la rifondazione della Democrazia Cristiana, noi metteremmo in terribile difficoltà Macron e tutta la Francia. Non so se rendo l'idea. Dove c'è invece, e questo è strano, dove c'è, è strano, è una complicazione, dove c'è invece un ritorno a elementi culturali legati, profondamente legati al cristianesimo? Ma in Russia, in Polonia. C'è una cosa interessante che dicono i cinesi dei polacchi. I polacchi dicono i cinesi, mangiano ad ovest e sognano ad est, che è di una diabolica capacità di intuizione. Mangiano ad ovest perché la comunità europea li riempie di soldi, ma loro, il loro punto di riferimento è il loro conservatismo, che viene così denunciato. E effettivamente c'è un antiglobalismo che si rifà a dei valori. Naturalmente è facile prendersela come si chiama quello della Ungheria, con Orban, dimenticandosi che l'Ungheria è stata per 4-5 secoli permanentemente sotto la minaccia dei turchi. Quindi specialmente l'idea di immigrazione islamica in Ungheria è un'idea terrorizzante, va bene. Ma in realtà nel blocco dell'est c'è di più, c'è l'idea di un ritorno a principi di convivenza e a ragioni di vita diversi, che non siano quella della semplice accumulazione di potere e di danaro, come è nella filosofia della globalizzazione, che poi distrugge l'America stessa, naturalmente, perché siccome, qual è la tradizione dell'America? Perché l'America è stato per due secoli il paese più ricco? Ebbene, se uno decide che prende un continente, lo saccheggia, ammazza tutti i bisonti e si vende le pelli, taglia, demolisce le colline intere, si vende tutto il carbone, pomba via tutto il petrolio e se lo vende, e due secoli lo fai di ricchezza così. Altra cosa è la ricchezza degli austriaci, che su quelle montagne generazione dopo generazione dopo generazione sono riusciti a creare i modi, non voglio dire l'Italia, dico l'Austria, della sopravvivenza. Così è facile.
è il concetto della ricchezza di rapina, che alla quale naturalmente appena si aprono prospettive fuori dall'America spinge a investimenti in Cina, investimenti fuori dall'America che distruggono l'America stessa, naturalmente, come si è visto. Ora io non so se questo ha qualche rilevanza rispetto a... Io sono prontissimo, posso anche, anzi vi assicuro che non farei, ma forse le cose che si possono dire su questo argomento ci sono. Per esempio, già per dire una cosa così piccola, se avete visto l'idea della flat tax, l'idea della flat tax si applica cumulando i redditi familiari. C'è chi convive e non è sposato, pagherà di meno di tasse. Quindi c'è una penalizzazione deliberata del matrimonio in questa specie di cultura che ha portato a votare per la gente per i 5 Stelle. L'idea che a questa marmaglia si possa contrapporre, se non la vecchia democrazia cristiana, insomma, qualcosa che riflette anche, che recupera anche un po' dell'Italia vera, insomma, non è oh, vi tralascio alcune altre cose, quelle che abbiamo detto su, ma per carità. Thank you.